bis exploit di cui si era dimostrato capace lo prevedevano tutti, ma nessuno avrebbe potuto prevedere che il Napoli gli avrebbe offerto dopo meno di un minuto la comoda possibilità di confermarlo. Ecco come Di Gennaro crossa e Ferrario, fronte alla porta, fa secco Castellini. Da questo momento sui 70.000 del San Paolo cala l'incubo di veder disperse le speranze che un bellissimo campionato aveva acceso, tanto più che i perugini imbaldanziti per un po' imperversano con De Rosa dal Fiume e Bagni. Poi la scena è presa dagli azzurri, ma l'affanno della rincorsa, la sfortuna, la memorabile domenica del portiere Malizia che qui respinge distinto una fucilata di Marangon e la tattica difensiva avversaria rendono sterili tutti i loro sforzi. Clamorosa occasione mancata dal Napoli al 23esimo. Su punizione Pellegrini riceve sul petto e cerca di accompagnare in rete il pallone, che invece scivola sulla base del palo ed è spedito oltre il fondo. 4 minuti più tardi Malizia ferma un'incursione di Musella e sul tiro dalla bandierina neutralizza 2 consecutivi tentativi di Bruscolotti. Allo scadere del tempo, dopo che Goretti aveva concluso una solitaria galoppata di alleggerimento con un rasoterra troppo angolato, Malizia effettua un altro risolutivo intervento. Di piede respinge su Damiani, che gli si era presentato davanti per un rimpallo a lui amico. Nella ripresa, col terreno pesante di pioggia, la fatica rallenta l'offensiva del Napoli e propizia ritardi ed errori. Tuttavia essa produce anche nuovi sprazzi di ottimismo, come su questo pallonetto di Damiani imbeccato dall'olandese. Ma al 20esimo, in uno dei suoi abili contropiede, il Perugia fa suonare un altro allarme in area napoletana con Bagni, che Bruscolotti stenta a controllare. Alla mezz'ora il pareggio è fallito da Pellegrini, che a porta sguarnita sbaglia dopo un'uscita avventurosa di Malizia sul centro di Guidetti. Pronta risposta di Di Gennaro, sul cui tiro Castellini è costretto a distendersi per deviare. L'arrembaggio partenopeo ottiene una lunga serie di angoli, alla fine saranno 12, sui quali svetta implacabile il solito Malizia, che di pugno o di piede spegne nella gola della folla l'urlo del gol e forse cancella per sempre le sue illusioni.